gives me a lot of anxiety. Is there a reason why you have chosen to shoot this man? Sì, perché in questo modo ci si sente molto più vicini a quella persona, come se si seguisse, come se fosse parte del suo destino. It's not only way how to get this feeling. This is one of that. Choose this way. Maybe now, if I shoot this way, I will choose another way. And to try to find it also. Comunque questo è un modo per riprendere, è possibile che se lo rifacessi o ne facessi un altro per provocare la stessa emozione filmerei in un altro modo, fare delle riprese in un altro modo. For example, I don't know, I have many examples, one static camera with strong composition also the same emotion. It's also possible. It was just my choice in that moment. Perché a volte anche con la macchina fissa si può comunque creare una bella composizione, una forte composizione e dare delle emozioni. Questa è la scelta che ha fatto in questo film, in questo momento. Domanda lui. Solo una piccola curiosità e mi piacerebbe sapere se ci sono delle differenze tra la sceneggiatura di questo film e il racconto, il romanzo da cui è tratto. E mi informerò se appunto, ci sono delle traduzioni di questo romanzo perché mi piacerebbe leggere. Yes, it was a difference, but I have to transform literature to the dramaturgy. And some episodes I made more dramatic than literature. I have to find some action to make it more dramatic and short, because in cinema it's kind of it's only 2 hours, and in novel it's much more action, etc. Sì, ci sono delle differenze perché dovevo trasporre un romanzo, un'opera letteraria, quindi in drammaturgia, e quindi ho aggiunto più azione e degli episodi più drammatici, perché comunque un film ha un tempo, è contenuto in 2 ore, mentre un romanzo può avere una dimensione temporale diversa. But, I have to make it more compact, because in literature we can jump and dream, but more or less the direction and the everything, but, I hope. E quindi ho dovuto, come dicevo, anche renderlo più compatto, perché poi quando si legge un romanzo della letteratura ci possono essere dei salti da un momento all'altro, momenti di sogno, eccetera. Comunque spero di, e ho voluto tenere fede quanto più possibile all'idea originale. The most important that it's the end of this film, because the hero is making suicide, yes, and I received many advice to keep him alive for in the book 2 or in the book 3. So, and for having hope, yes, but it is this kind of hero, it's what kind of hope?
Devo dire, per quel che riguarda la fine del protagonista, mi è stato suggerito più volte di tenerlo vivo, di non farlo morire, magari per fare un seguito in The Fog 2 o 3, o per dare speranza, ma con un protagonista così che tipo di speranza ci può essere? Was it your intention to have the characters walk off the screen, off camera, and for the scenes to fade out in order to symbolize something psychological that the characters may have been thinking? What you asked me? Yeah. Sorry. Can you repeat that? I didn't understand. It's a bit louder, please, because we can hear. Yes. Yes. Oh. Okay. Thank you. The fading from the picture to black, was that intentional for your directorial choice? Not the last one. Which scene in general? Fading? In general. The fade to black at the end of each. I didn't understand. What do you mean? You mean fade in, fade out? It's go to dark and go out from dark. You mean this? But I don't have this kind of things. If you mean flashback. Correct. I mean the flashback. And what is the question about? Of course, I have to tell this. This is a very simple structure. I have to tell the story about, first of all, the beginning of the story. Yes. What happened after that story of each person? They are all different, like the characters. One person in white, one person in the middle, one person in black. I mean color, like characters. So it's not symbolic. One absolutely. Like you can't trust anything. One person he's have a doubt how to be, and one person is very honest and strong. So, and three stories about these people, which present these three people, and after that solution, this is five part of this film. If I understand correctly. Yes, that was my question. But also, I want to ask the camera shots where the characters walk off into the distance or where they are obscured. Is that a intentional choice when filming to reflect something, or is that simply the style of the cinematography? Thank you. La cosa che stavo dicendo è che era importante creare una struttura nel film, la prima. Inizia con
un evento, qualcosa che succede, e poi il film si dirama nella storia di ogni persona è diversa, sono tre storie e si potrebbe pensare a un bianco, a un nero e a una via di mezzo, quindi una persona assolutamente inaffidabile, una persona che si pone dei dubbi e una persona onesta, quindi in questo modo organizzato il film. So everything what it is in film is my decision. It's not the after we make a decision together with the cameraman, but it was my decision. I'm the last person who make any decision during the shooting. And post-production and when I made the film final version. So, yes. Ovviamente tutto quello che c'è nel film è decisione mia, ovviamente se ne può parlare con il cameraman, ma io poi seguo tutto quello che è la parte fino alla post-produzione.